Ma sì, la voglio bionda, preferibilmente non ispanica, sì. E un'altra mora con due bel... Buongiorno... Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Insane Puppet Show. Dico prima perché ne seguiranno altre, vero? Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Insane Puppet Show! Con il 6 volte vincitore di un Lemmy Award, Anselmo Burgundy, e il suo co-conduttore, Minkyu! E ultimo ma non ultimo, l'inviato speciale, Samurai Fufi! Piacere avere qui con... Oddio, odio quella voce. Facciamo che diamo il benvenuto a un uomo che non ha bisogno di presentazioni, o meglio un pupazzo, ed è il nostro grandissimo Minkyu. Bene, per gli amici. Io non ho amici, sono coreano. Bene, passiamo alle notizie del giorno. Una donna entra in un caffè. Il corpo viene rinvenuto 3 giorni dopo in un evidente stato di decomposizione. Si presume che la causa della morte sia annegamento. Speriamo che resti morta, se no la polizia avrebbe a che fare con uno zombie molto nervoso. Sai, queste notizie di morte e disperazione mi riportano ai bei tempi in cui collaboravo con i nazisti. I nazisti? Bene, la prossima notizia riguarda un video che sta spopolando su YouTube. Ce l'ha mandato un nostro affezionatissimo spettatore e riguarda un piccolo giovane scoiattolo di nome Nocciolo. È uno scoiattolo che adora fare lo sci nautico nella bellezza dei suoi 5 anni. Guardate, è proprio un amore, vero? Oddio, è tenerissimo. Oh sì, ma non ha risposto alla mia domanda. Oh beh, io vengo dalla Corea del Nord, di che mi stupisco? Finalmente la sonda Curiosity è atterrata su Marte. Noi tutti sulla Terra siamo in trepidante attesa delle prime immagini. Colleghiamoci subito con gli scienziati incaricati del monitoraggio. Mio Dio, che noia! Non succede nulla! Ma passiamo a una notizia più leggera. Un giovane ragazzo cinese è stato brutalmente assassinato. È giallo. Cosa ci sarebbe da ridere? È divertente perché è cinese ed è morto. Sai che quello che hai appena detto suonava leggermente razzista, vero? E tu sai che non me ne frega assolutamente nulla. Io sono un panda, ciccio. Sono bianco, nero e asiatico. Faccio quel cazzo che mi pare. Splendido, ma ora entriamo in collegamento con il nostro opinionista politico, il signor Tony Stark, o meglio conosciuto come Iron Man. Bene, Tony, che cosa ci dici sulla situazione in Medio Oriente? Molto bene, grazie Tony. Anche se non sono molto d'accordo relativamente alle implicazioni del conflitto in Medio Oriente, relativamente alla guerra in Palestina. E ora è il momento che tutti stavate aspettando, il momento dell'inviato speciale con il nostro Samurai Fufi. Bene, il nostro inviato si trova di fronte alla banca nella quale sta compiendo una delle ultime più efferate rapine della banda del Maglione. Bene, Tia, che cosa ci racconti ora? Grazie ragazzi, è davvero bellissimo partecipare a questo show con voi, grazie per avermi chiamato. Comunque.
Allora, qui ci troviamo di fronte all'ennesimo atto di cupidigia dell'essere umano. Infatti, qui vicino si trova la banca in cui i rapinatori si sono barricati insieme ai poveri ostaggi. Sì, Mattia, noi abbiamo bisogno delle notizie, abbiamo bisogno del sangue, dei corpi. Prova a entrare nella banca e facci vedere il più sangue possibile, perché sennò qua lo share e l'audience calano di botto. Sì, ragazzi, però qua stanno sparando a destra e a sinistra, io mi cago addosso. Va bene. Lo faccio per la gloria. Mi scusi? Di la verità. L'hai fatto apposta per farlo ammazzare, vero? Caro Minchiù, sono offesissimo dalle tue insinuazioni. Ma ti mentirei se ti dicessi che non è vero. Bene, questa è l'ultima notizia della giornata e quindi non ci resta che darvi una buona notte, buone botte, buone pippe e a risentirci alla prossima puntata del Insane Puppet Show!